Adesso lasciamo da parte un po' le barzellette, perché questa è una manifestazione di cultura. Ah, la cultura è bella, la cultura è bella. Ecco, io sono onorato e felice, vi chiedo un applauso per gli organizzatori. Veramente, fate il tempo, faccio più, grazie. Sono orgoglioso di essere stato chiamato in una manifestazione come questa, perché guarda, adesso senza falsa modestia, quando c'è di mezzo la cultura e mi chiamano, io rispondo sempre, mi pagate? Sì, e allora vengo. Certo, no, per carità di Dio, no. Mi hanno chiamato, dice pronto, pronto, chi è? Dice, dall'altra parte, dice, siamo organizzazione Libri Intorno di Danubio, finalmente abbiamo trovato l'artista che volevamo, il migliore di tutti, noi cercavamo un artista bravo che sapesse cantare, suonare, recitare, un artista serio che si impegna dalla mattina alla sera nel suo campo, un artista veramente, però ecco, incontro e niente, bravo, proprio noi volevamo un artista bravo. Quello che volevamo, stava impegnato, abbiamo chiamato a te. Dico, vabbè, ma che devo fare? Dice, no, venite, Libri Intorno, si parlerà di cultura. Io la cultura, modestamente, cioè io ho fatto ragioneria a Velletri, non è che ho studiato, mi ricordo Leopardi, a Silvia la so proprio ammenadito, cioè io... Silvia, rimembri ancora quando t'ho chiesto l'ora, diceva, no, qualcuno, no, scherzi a parte, Silvia, rimembri ancora il tempo della tua vita mortale, no, quando beltà splendia negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi e tu, lieta e pensosa, illimitar di gioventù salivi, oppure coso, Dante, oh, Dante è la mia passione, Dante, ma no, quanto scriveva Dante, ma ne ha scritte Dante, proprio... Non una sola, se no dice, ma guarda, mi chiamo Dante, fammi scrivere Dante, se no che ci sto a fare. Ecco, però la Divina Commedia, no, la Divina Commedia, io ricordo il primo canto nell'inferno quando stavamo a ragioneria, era l'ultima ora di italiano, l'ultima ora, e dopo se ne dovevamo quasi andare, e mi ricordo che ci portarono il DVD con la televisione e Vittorio Gassman nel filmato che recitava il primo canto, mi ricordo che faceva nel mezzo del cammin di nostra vita, sguardo, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanta dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tanta amara che è poco più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai parlerò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. E a quel punto suona la campanella, se ne siamo andati, fino a qua. Però la so. No, scherzo, la so pure come continua, no? La so come continua, che praticamente c'è Dante, no? Che gli viene interrotta la strada dalle tre cose, tre fiere, tre bestie, no? Le tre bestie erano facili. Allora, la prima, non ricordo, erano la lonza, a mortadella e prosciutto, erano tre bestie morte, insaccate, diciamo. No, ma Dante era forte, Dante era fortissimo.